saluto a tutti. Saluto a tutti. Allora, faccio un passaggio veloce sul percorso del parco, più che sull'aspetto, diciamo, immediatamente, diciamo, istitutivo del sistema, implementazione del sistema e quindi delle fasi di realizzazione. Noi praticamente abbiamo 8 anni, diciamo, dalla data di registrazione, però diciamo, l'esperienza con EMAS è iniziata prima. È iniziata effettivamente con un life ambiente, qui vedete anche il codice, il cui beneficiario era l'ambiente nazionale e il destinatario poi dell'intervento è stato di fatti, diciamo, l'organizzazione Ente Parco Nazionale di Gargano. E mirava appunto allora, una decina d'anni fa, a creare e a realizzare per la nostra organizzazione un sistema conforme all'EMAS, nonché un bilancio ambientale sociosostenibile. E quindi, a parte fasi comuni legate all'implementazione, alla costruzione di questo strumento per realtà, come nel nostro caso pubblica amministrazione, anche se siamo un ente con una pianta organica abbastanza, diciamo, ridotta rispetto a grandi comuni, però, diciamo, abbiamo vissuto fasi molto simili agli altri. Nel 2007 è arrivata la registrazione EMAS. Per arrivare subito ai riflessi interni, lo dico in maniera generica, cioè miglioramento di capacità gestionale generali, in quanto ha permesso di migliorare i livelli di governo poi dei processi e degli obiettivi che l'ente si proponeva. Miglioramento del governo degli aspetti ambientali in particolare, anche nell'ambito del rapporto con gli altri soggetti istituzionali o stakeholders che si interessano o sono interessati agli aspetti ambientali. E infine ci ho messo questo passaggio che è recente e che forse può dare degli input per quanto riguarda anche altre pubbliche amministrazioni, penso anche ai comuni, cioè la facilitazione e l'adozione di altri strumenti che in qualche modo sono collegati alle performance di ente, agli obiettivi di ente, e come la performance di cui è il decreto 150 del 2009. Molti sono stati in questi anni, ma già dalla nascita dell'ente, i progetti, gli interventi che, almeno per come la intendo, diciamo, gli enti gestori delle aree naturali protette hanno, fra virgolette, un vantaggio magari rispetto ad altri enti. Il vantaggio è che ogni azione che mettono in campo, ogni processo, comunque mira in qualche modo alla dimensione ambientale, alla dimensione, diciamo, sia dello sviluppo sostenibile che quella di conservazione piuttosto che di sensibilizzazione e di coazione, però alla fine diciamo, rientrano in questo ambito. Per cui qui cito solo dei progetti recenti che riguardano diciamo, il risparmio di CO2, quindi legati agli aspetti, diciamo, energetici. Uno è un progetto di geotermia, un progetto integrato di geotermia con fotovoltaico per la sede dell'ente, finanziato, anche se si era proposto un ulteriore progetto dimostrativo anche in questo caso, che potesse coinvolgere i vari comuni con dei progetti, diciamo, micro di geotermia da realizzare nei comuni del parco, in alcune scuole praticamente. Nel 2012 poi è stato attivato anche un altro progetto che diciamo, in qualche modo è correlato al risparmio di emissione di CO2, che è Parking Bici. Questo solo a titolo di esempio, normalmente non può essere esaustivo, sennò comportava molto tempo. Invece qua mi vorrei soffermare un attimo sulla capacità di interazione che ha comportato poi l'istituzione e l'implementazione del sistema con altri soggetti istituzionali. Noi abbiamo il coordinamento territoriale per l'ambiente, praticamente il corpo forestale dello Stato, che è alle dipendenze funzionali, per quanto ci riguarda, di dei parchi nazionali, come nel nostro caso appunto. E questo ci ha aiutato già nelle prime fasi a, diciamo, concentrarci di più nell'interazione con quest'altro soggetto,
con quest'altra istituzione nella definizione delle priorità, nella definizione di quelli che potevano essere degli indicatori utili ai fini del miglioramento delle performance complessive territoriali. C'è stata anche un'esperienza con ARPA Puglia e Provincia di Foggia nella condivisione dei dati ambientali che nasce a partire diciamo, dal sistema di gestione. Altra attività partenariale migliorata. Spesso diciamo, c'è una maggiore fra virgolette, appetibilità ad essere soggetto coinvolgibile in progetti, soprattutto quelli a carattere ambientale, cioè disporre di una certificazione EMAS. Aiuta, cioè diventa più competitivo l'ente che lo possiede in termini di costruzione di partenariato per l'accesso a dei bandi o a degli altri progetti. Vabbè, anche rafforzamento dell'autorevolezza, di riconoscimento dell'autorevolezza in tema ambientale per quanto riguarda, diciamo, il territorio. Poi questo mi avvio subito verso la fine. Introduzione di logiche legate a sistemi di gestione e riconoscimento delle valenze territoriali e produttive, cioè avere fatto un'esperienza su sistemi di gestione e, fra virgolette, certificazioni ha consentito anche di avere una maggiore predisposizione, una maggiore facilità nel come dire, sviluppare politiche che mirassero anche ad altri tipi di, fra virgolette, eccellenze. Il nostro territorio è già interessato a un sito seriale UNESCO per quanto riguarda aspetti culturali, però è in corso un iter per quanto riguarda aspetti strettamente naturalistici come le faggite, nonché un altro avviato da pochissimo con Federparchi e quello della candidatura del Parco Nazionale di Gargano anche a MAB. Sempre riconosciuto dall'UNESCO, nonché un altro processo, quello della CEPS, della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, anche questa avviata in tempi recentissimi. Oltre ai borghi autentici che potenziano un aspetto di qualificazione di eccellenza di un determinato territorio. Ma oltre a questo, abbiamo anche cito qua, riferimenti diretti più collegabili, magari e più strettamente collegabili a quello dell'EMAS. L'avvio di un sistema di rintracciabilità di filiera, quindi entrare in una situazione di gestione, di sistemi di gestione, in questo caso della filiera, che ha comportato, diciamo, l'avvio per un prodotto agroalimentare del parco come l'olio extravergine d'oliva, l'adesione come socio fondatore al Club EMAS Ecolabel della Puglia. Dove c'era la presenza anche di interessanti e anche grandi aziende della Puglia, anche se qua, diciamo, ad oggi non ci sono grossi, diciamo, riscontri, risultati. E poi c'è un progetto dove volevo spendere 30 secondi in più, che è quello di tutela e valorizzazione dell'arancia del Gargano IGP e del limone familiare del Gargano IGP. Praticamente è un consorzio di tutela, ha attivato per un bando a Agensud un progetto che mira appunto alla tutela e valorizzazione di queste produzioni IGP del Gargano. Il parco, oltre ad essere partner finanziatore, ha realizzato un'azione specifica che ha mirato praticamente all'introduzione di sistemi di monitoraggio e gestione ambientale. Quindi ha vissuto, portato avanti delle varie fasi. Interagendo in continuazione con il CDA e con i soci del consorzio, anche per la raccolta dati, e poi per giungere praticamente a definire, diciamo, una metodologia di iter, di percorso che potesse facilitare diciamo, la comprensione da un lato e la fattibilità dall'altro per le aziende che fanno parte appunto di questo consorzio, sfruttando anche diciamo, lo stato che sono già IGP, quindi hanno un proprio disciplinare, molte sono bio e questo potrebbe favorire, per le caratteristiche proprio dei vari sistemi, potrebbe favorire lo scalino diciamo, successivo. Ultime riflessioni, beh, così chiudo. Per un'area protetta, per il gestore di un'area protetta, un ente gestore di un'area protetta, penso sia molto più facile, diciamo, l'adesione all'EMAS rispetto ad altri soggetti, in quanto c'è un allineamento molto, diciamo, naturale.
Una riflessione che volevo poi lanciare era quello degli enti parco nazionale post province, province che non ci saranno più, c'è un ruolo e una dimensione strategica comprensoriale che può essere anche fra virgolette valorizzata e portare anche dei frutti successivi sicuramente in linea con la dimensione ambientale. Integrazioni strumentali, quello che dicevo prima su performance ed EMAS ad esempio per quanto ci ha riguardato noi dialogano molto bene, però potrebbe anche essere l'occasione per altre pubbliche amministrazioni. Poi strumenti di incentivazione e fiscalità riguarda non solo e non solamente l'aspetto strettamente finanziario, ma anche la premialità e la possibilità, come diceva l'altro relatore che mi ha preceduto. Grazie, scusate se. Grazie di dato. Al di là dell'erosione prodotti, che comunque fanno parte di un pacchetto complessivo, diciamo, adesso un po' l'argomento ci sta, perché poi alla fine se lo vediamo allargato ci mettiamo dentro anche quello. Mi pare però che un elemento che segnalava la difficoltà anche in interazione con altri soggetti istituzionali, che è quello che vorremmo chiamare raccolta fondamentalmente, proprio per non lasciare soli certi progetti, no, si rischiano poi di naufragare, perché poi abbiamo visto anche con altri progetti precedenti che alla fine se viene meno, cioè non dico un'enfasi, ma se tengono meno tutta una serie di elementi, di raccordi, di condivisione, si rischia che poi tutto finisca. Passeremo poi alla seconda parte della giornata, magari approfondendo meglio questi aspetti. Do la parola invece alla dottoressa Pesotto del Comune di Udine.